mare, non possono mancare le isole, splendide isole del nostro bel paese. Dalla Sardegna, alla terra del mare, del sole, abbiamo due ospiti, due poeti, Maria Teresa Tezze e New Entry, Bruno Daga. Iniziamo, grazie. Bruno Daga, residente ad Oristano, è docente universitario per 25 anni, le cattedre antropologia culturale e economia, politica economica internazionale e teoria economica. Ha condotto varie conferenze internazionali, ha fondato un centro culturale in Messico e adesso si dedica alla Fondazione Dada, vero? Potresti dire due parole sulla Sì. Fondazione? Perché è legata anche a essa, al ricerco, in qualche Sì, senso, infatti, della ricerca e sì. medicina. Intanto buonasera. Dovrei chiedere scusa perché il mio italiano è contaminato dallo spagnolo dopo aver insegnato per oltre 30 anni tra il Messico e gli Stati Uniti alle comunità ispane, dunque agli ispanici, agli immigrati e ai profughi di Centro America. Per cui il mio italiano, scusate, è un casino. Perché ci sono influenze di varie lingue, francese, inglese, eccetera. Sì, grazie. Abbiamo un poeta brasiliano. Abbiamo una sono nata in Polonia. Sì, sono stata di origine polacca, La fondazione che ho recentemente aperto in Italia, è una fondazione mondiale che ha come finalità la ricerca sulla neurodiversità e in particolare sindrome di Asperger e anche l'autismo, ma anche tutte le altre neurodiversità che non sono ancora considerate. Hans Asperger, una grande figura viennese, austriaca, per 25 anni ha studiato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Vienna l'autismo e ha rilevato una cosa interessante. Io vorrei dire semplicemente con queste parole che ha detto Ban Ki-moon quest'anno per la giornata internazionale sull'autismo, quando finalmente ha sdoganato e ha detto gli Asper non sono una patologia, gli autistici non è una patologia, è una neurodiversità. E neurodiversità significa veramente, che questo è il mio pensiero ormai da tantissimi anni, che tutti siamo diversi. E infatti il mio motto, la mia fondazione è unità nella diversità. La cultura, le arti serviranno a far capire ai neurotipici che veramente siamo noi quelli che abbiamo